stata una grande stagione sia per te ma in generale per la squadra. Torniamo però a quello che è successo col Benevento. C'è tanta amarezza, anche tu nel finale ti sei innervosito eppure hai tanta esperienza. Cos'è che ti ha dato fastidio dell'atteggiamento del Benevento di cui si è tanto parlato? Perché si può perdere tempo, si può usare la malizia, ma forse in quella serata si è un po' andati oltre. Loro hanno fatto il loro gioco, sicuramente venivano da un momento difficile e hanno interpretato la partita in questa maniera. La cosa che ci ha dato fastidio è la poca attenzione magari che poteva mettere l'arbitro nel gestire meglio questa situazione. Questo è quello che ci ha dato fastidio. Già dal primo tempo Calò, ma tanti altri, ma hanno fatto il gioco loro. Noi dobbiamo solamente crescere da quegli errori che abbiamo fatto, sapere che avevamo a disposizione 60 minuti per ribaltare la partita e magari abbiamo dato il massimo. Sicuramente non abbiamo rimpianti perché abbiamo avuto occasione, abbiamo avuto opportunità anche per pareggiarla, è stato bravo anche il loro portiere, però magari con un pizzico di lucidità in più avremmo potuto sfruttare meglio i 60 minuti a disposizione, questo sì. Siamo consapevoli che non è andata come speravamo e eravamo convinti di poter giocarci le nostre carte fino in fondo e vedendo come vanno le partite ancora di più. E il rammarico e la rabbia rimarrà fino a quando non inizia il campionato. Hai contratti in scadenza l'anno prossimo, resteresti all'Ascoli fino a fine carriera? Adesso è il momento di andare e staccare un attimo, dopodiché parleremo con la società e vedremo le intenzioni che ci sono da ambe le parti. Sicuramente non è un mistero che la volontà è sia da parte mia sicuramente, ma anche da parte della società, è quella di continuare insieme. Per quanto riguarda la durata del contratto, gli anni, è tutto superfluo. Se poi c'è un progetto e c'è questa voglia come quella che c'è oggi di ripartire e migliorarsi ancora di più, perché no, anche in scadenza non è un problema. Allora, facciamo un primo bilancio, cosa ha voluto dire per te Ascoli nella tua carriera? È voluta dire una sfida che ho voluto, che ho cercato. Siamo arrivati quest'anno a giocarci qualcosa di importante, adesso c'è la voglia di continuare a sognare, a fare belle cose. E sicuramente vuol dire tanto e sono contento della scelta che ho fatto, sono convinto che la rifarei mille volte e niente, sono contento. È stata una grande stagione, come detto capitano, il momento più bello, la doppietta col Pisa? Il momento più bello è il girone di ritorno. Uno dice paradossale, a livello personale ho fatto anche pochi gol nel girone di ritorno, però c'è stata una crescita e vedere la squadra con esprimersi in questa maniera è una soddisfazione. Essendo capitano io voglio ringraziare tutti i miei compagni, i tifosi, la società, perché veramente mi sento orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. Hai parlato del girone di ritorno, l'abbiamo chiuso al primo posto in classifica con 36 punti. Ora che stai guardando le semifinali dei playoff c'è un po' di rabbia, tu sei molto competitivo per quello che sarebbe potuto essere? Abbiamo avuto una crescita, sicuramente il girone di ritorno abbiamo fatto bene, il girone d'andata bene, ma il girone di ritorno benissimo, quindi la crescita c'è stata. Se guardiamo il film del campionato sicuramente vengono in mente tante partite, ma anche quelle del girone di ritorno qualcosa potevamo far meglio, c'era l'occasione, sappiamo, il rammarico è proprio per questo, perché siamo arrivati consapevoli che eravamo una squadra veramente forte, quindi è quello il rammarico. Tu sei il capitano, hai una grande esperienza, cosa manca all'Ascoli per essere da Serie A? Dobbiamo continuare a lavorare così, dobbiamo continuare a essere umili, aver voglia di giocarci ogni partita e la mentalità è la prima cosa. Credo che in questi anno e mezzo almeno che sono arrivato siamo riusciti a portare questa mentalità sul campo e quella che viene apprezzata, la voglia di non mollare mai, di lottare su ogni pallone. Dobbiamo continuare così, poi pian piano, mattoncino dopo mattoncino, sicuramente si può costruire qualcosa di importante.